Buongiorno. Buongiorno. Come prevediamo questa partita contro il Foggia? Ma io prima della previsione vorrei chiedere, questa è la trasmissione Lupi si nasce? Sì, esattamente. Allora devo dire una formazione storica. Vai, dici. Simoni, Marino, Lombardo, Caneo, Napolitano, Castagnini, Galeazzi, Bergamini, Lucchetti, Urban e Padovano. Questa è la formazione più forte di tutti i tempi, ma che quest'anno sarà superata dalla formazione di Mister Braglia. Allora l'allenatore era Bruno Giorgi. Da oggi ricomincerà l'aggancio ai playoff, quindi sicuramente vinceremo 2-0 con doppietta di Tutino. Dai Tutino, dai Tutino, dai Tutino. Se mi permettete un saluto alle mie due meravigliose figlie Letizia e Alessandra e alla splendida nipotina Desiree. Ciao. Allora, volevo chiederti una cosa. Sì. Quindi Braglia non ti ha deluso? No, Braglia non mi ha deluso. Braglia ha superato l'allenatore più forte di tutti i tempi. Quindi lui è il migliore, ha superato Bruno Giorgi. Quindi tu speri in una doppietta di Tutino, che spero comunque ha fatto già il suo primo gol. Sì, l'ha fatto in Serie B. Sì, sì, l'ha fatto. Speriamo però nella doppietta, perché comunque speriamo è una cavolo di vittoria, noi la vogliamo. Sì, sì, oggi vinceremo sicuro, anche perché l'ultima partita del Cosenza l'ha vinta 16 anni fa col Catania in casa, quando era già retrocesso. Esatto, ma sei proprio un tifoso accanito. Sì, 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 sì. Sono nato qua allo stadio. Andiamo a fare i lupi, dai. Sì, sì, andiamo. Forza andiamo. Lupi. Arrivederci, forza lupi. Dopo questa settimana di stop, i lupi tornano in campo. Come prevediamo Cosenza Foggia? Io per me penso che oggi vinceremo, perché a Carpi dovevamo vincere. Però un po' di sfortuna ce l'abbiamo, i giocatori ce l'abbiamo. Speriamo oggi che vada molto, ma molto bene. Io ci credo. La nuova formazione quindi di Braglia ti è piaciuta, dato che sì, i giocatori comunque hanno giocato 90 minuti e a non... A Carpi mi è piaciuta moltissimo. E non squadra, come vedevamo dalle scorse partite, che con la formazione che aveva fatto giocavano soltanto 40, dovrebbe 50 minuti. Dovrebbe muoversi un po' di più il centravanti Maniero, perché lo vedo un po' che... Però se segna oggi un gol... L'ha segnato, però è un gol. Però se segna un gol importantissimo per lui, forse si carica di più. Si carica di più, certo. Però mi piace Maniero comunque. Sì, sì, Maniero sì, è un bel giocatore. Garditano pure. Sono giocatori che si muovono e fanno la differenza pure per gli altri. L'importante è che giocano e giocano. Allora, giocano in gruppo, sì. Quindi sì, sì, vogliamo sì, per forza questa vittoria. Sì, perché... io spero in questa vittoria. Se vince oggi il Cosenza, farà un bel campionato. Aspettiamo questa partita in casa, dobbiamo vincere in casa. Dobbiamo vincere in casa, se vinciamo in casa, fuori casa come sta facendo. Come ha detto il tifoso prima, 2-0, gol di? Ma io spero di Maniero, tutti che due. Farà tutti e due gol in Maniero, così si riprende alla perfezione. Si ricarica. Si ricarica. Oggi ci vuole sicuramente una vittoria, senza ombra di dubbio. È dietro una grande prestazione che ci sarà sicuramente. Il Foggia sembra abbastanza forte e in forma, comunque considerato che c'è una penalizzazione, dovrebbe stare nei quartieri alti della classifica, ma noi abbiamo quel valore aggiunto che si chiama San Vito Marulla, quindi sicuramente oggi la vinceremo. Comunque il Foggia è tornato Iemmello. Sì, sì, ma magari, chi lo sa, magari si sente male prima di arrivare qua sul pullman, un attacco di dissenteria, qualcosa del genere, ci può ma stare. Ma come lo vedi tu Iemmello come giocatore? Beh, chiaramente, indiscutibilmente un bravo calciatore, ma ce l'abbiamo anche noi, noi abbiamo un grande Baclé. Speriamo cosa che oggi... pensi che Braglia Baclé non lo mette mai, perché? Perché credo che sia dovuto un po' al carattere del calciatore, un carattere come dire, un po' ribelle. Però ha una classe e una fantasia indiscutibili. Come abbiamo visto nei playoff. Sì, 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 decisamente. Speriamo che oggi lo faccia giocare, magari non da subito come al solito, perché insomma non ce la fa a reggere tutta la partita, non c'ha i 90 minuti nelle gambe. Però speriamo, io sono molto, molto ottimista. Ma il Cosenza gioca bene, solo che non realizza, purtroppo questo è il grosso handicap. Speriamo bene oggi, Quindi ci aspettiamo una vittoria dai nostri lupi. Lo spero, il Foggia è molto forte, quindi se lasciamo spazi siamo rovinati. Speriamo che abbia fatto una buona tattica Braglia, come spero. Quindi secondo lei continua con il modulo che aveva usato fino alla scorsa partita contro il Carpi oppure torna a quello vecchio? Ma questo non lo so realmente, dovrebbe adeguare la tattica agli avversari. Questo almeno lo spero.
Ce la dobbiamo fare per forza oggi, se no è critica la cosa. Quindi speri in una vittoria? Io sì. Gol di? Bacle, perché entra nel secondo tempo. Ah, quindi tu hai già previsto, sì, che sì, Bacle. Sì, Bacle, Bacle. Solo Bacle segna? Bacle, sì, 1-0 Bacle, perché okay, poi entra nel secondo tempo. Speriamo di sì. Quindi spera il gol di? Tutino. Solo 1-0? Pure 1-0 mi va bene, pure un autogol mi va bene. Basta Camicino. Basta Camicino, sì. Perché sennò si muoviamo. No. Simon Brezza Maria. Simon Brezza Maria. Speriamo i tre punti, dai, dopo... Quindi il gol di? Il gol di Garritano, che se lo merita. Ma comunque Garritano sta giocando veramente bene. Sì, però insomma voglio qualcosa un po' di più da lui, perché il giocatore secondo me tecnicamente di categoria un po' più sopra rispetto agli altri, quindi mi aspetto il gol, dai. Anche perché dico senza, ci aspettiamo appunto, che un lupo cosentino segni. Appunto, finalmente che ulula, finalmente, dai. Sono arrivato a questo punto, prendere un punto, un pareggio non serve a nulla, perché la classe si rimane sempre in banda, diciamo, cioè oggi sono necessari i tre punti, altrimenti cioè, le cose si mettono male. Poi ci sono squadre attrezzate, si doveva fare un piccolo sforzo, prendere giocatori, diciamo, più d'esperienza, di categoria. Comunque il Cosenza secondo me è sfortunatissimo, perché sta sempre pareggiando. Al limite si potevano avere anche chiudere le partite, specialmente con Livorno che è una squadraccia. Il Carpese e anche la stessa partita col Perugia, poi insomma. Comunque è arrivato a sto punto, speriamo bene. Ma perché sennò... Non facciamo niente. Come ti chiami? Gianmarco. Francesco. Allora, siete due gemellini? Sì. E da quanto tempo venite allo stadio? 6 anni. Sì. Quindi eri piccolissimo. Sì. Cosa ti aspetti da Cosenza Foggia? Che vinciamo. Ora io. Come siete belli. Gol di? Maniero. Pure no, 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 Maniero. Chi è il tuo preferito? Maniero. Doraggio. Quindi siete due opposti, ma avete due giocatori comunque. Niente male, eh? Sì. Quindi sempre forza? Lupi. È una bella partita, molto difficile, però vogliamo vincere. Perché no, 1-1 a noi non mi piace più. No, la mia 1-1 personalmente deve finire. Tutti i pareggi devono terminare proprio 1-2 all'ingrosso. Qua basta. Oggi vinciamo 2-0. Golli? Colleghi, tutti quanti. Tutti quanti. Basta casa. Uno Corsi. È l'altro Tutino. Chi è il vostro preferito del Cosenza? Quale pensate che sia il migliore ancora acquisto? Non l'ho capito ancora. Ancora è da capire tutti quanti, perché siamo all'inizio. Secondo voi chi è stato il migliore acquisto dell'estate? Il ritorno di Tutino, secondo me. Il ritorno di Tutino. Ma... A me vince a forza. Perché se non babbo. No, ma no, mi vince a forza perché ha vinto troppe partite. Ma e mo' per la prima partita per da casa. Una bella partita, sicuramente con gol. Speriamo che ne faremo uno in più noi. Di altro che ti posso dire? Il Foggia è forte. Il Foggia è forte, ma noi non siamo di meno. Noi siamo pure una bella squadra. Bisogna darci un po' di fiducia. Gol di? Chiunque. Chiunque basta Casigna. Io spero che segni Tutino, perché ha bisogno di un'iniezione di fiducia.